Senion, Gorian, Zortak e Joriax. Ci sono statue, miniature, disegni, fumetti, giochi in scatola. E questa è una parte del progetto. L'altra parte del progetto è richiamare artisti di qualsiasi natura che vogliono fare quella che dico io è arte aliena, quindi esprimere la loro arte facendo delle opere aliene per creare mostre, eventi e per sostenere, come spesso fa l'arte con quasi tutti gli argomenti, sostenere quelle che sono le iniziative e le manifestazioni. Modello una plastilina, una volta finito di modellare questa plastilina faccio fare quello che viene detto calco stampo in gomma siliconica e vengono fatte le copie in resina. Ci sono copie numerate certificate in resina e colorate con aerografo. Una passione che mi ha portato dietro da quando ero bambino, ma diciamo che poi è esplosa nel 2009, tra 2009 e 2010, quando ho fatto il mio primo vero e proprio avvistamento, che l'ho fatto soprattutto qua a Savona, di un oggetto luminoso molto grande che mi era passato diciamo sopra la testa, si era fermato qualche secondo e poi aveva ripreso il suo cammino. Allora da quel momento lì avevo contattato a quel tempi un centro ufologico di cui poi io sono entrato a far parte, che era il CUFOM, e da lì è nata poi proprio la curiosità vera e propria di approfondire meglio cosa stava succedendo sopra, diciamo, le nostre teste. L'interesse io spero che aumenti sempre di più, perché l'ufologia a Savona è stata trattata poco, è quasi un po' nascosta. Io sto cercando di attirare anche un po', lo ammetto, l'attenzione, anche invitando degli ospiti come Eva Enger quest'anno, l'anno scorso Gianluca Mac, ma per un semplice motivo, perché essendo comunque personaggi pubblici, a noi succede spesso di arrivare, che arrivano segnalazioni da persone che poi non vogliono essere menzionate, comunque non vogliono apparire, non vogliono comunque che qualcuno sappia chi siano, perché hanno paura della derisione, di essere presi in giro o passati per pazzi. E allora io vorrei, con l'aiuto anche di chi ha l'influenza col pubblico, far capire che vedere un oggetto volante non identificato non è segno di follia, ma assolutamente è un qualcosa di reale che esiste. È bello che a Savona comincino a trattare anche temi un po' più insoliti e spesso commercializzati, quindi vedremo anche un attimo la serietà di questo convegno. Purtroppo quello dell'anno scorso l'ho perso e quest'anno siamo riusciti a prenotare, ad esserci. Mi ha portato qui mia sorella, che, come dire, lei è riuscita a inserirmi con lei oggi in questa giornata, che comunque sia, io sono sempre stato interessato a questo mondo, vorrei sapere, approfondire, magari ampliare la mia cultura sul genere e magari chissà scoprire qualcosa di nuovo.